嗯。Mm hmm. Eccoci qua, eccoci qua. Ciao a tutti, ciao a tutte, buon pomeriggio. Oh, come state? Come state? Intanto fatemi salutare chi c'è già. Allora, un saluto a Jasmine Caldonazzo. Ciao cara, ciao Ciao, ci sono. Ne sono felicissimo. E poi, oh Maima ciao, quanto tempo? Buon pomeriggio anche a te! Che bello riaverti qua e poi il buongiorno dell'immancabile dell'incantevole Calamity Alice che questa sera alle 21:30 in contemporanea sul sito rosso e sul sito viola guarderà assieme a me il quarto film della saga di Twilight, ovvero Breaking Dawn. Oh, che bello, che bello. Quindi ricordatevi che stasera alle 9:30 tutti qua, preparate la vostra copia, che sia la copia fisica la copia digitale o la copia voi sapete come. Ma a parte questo, prima di iniziare, che abbiamo di solito i nostri minuti di chiacchiere. ditemi come state, tutto bene, tutto a posto? Come state vivendo questo sabato prima di Pasqua? Mi sai in casa, un po', un po' come tutti quanti purtroppo. Cala Scusate, mi è venuto <coughs> Calamity Alice, ci dice preparo i plum cake. Non penso che preparo plum cake si sia riferito al sabato prima di Pasqua, ma stasera, perché dovete sapere che ogni volta che fa un Watch Together, Calamity Alice, che potete seguire sul suo canale Twitch, mangia sempre i plum cake, ormai ne ha fatto il suo, il suo marchio di fabbrica. Secondo me i punti canali dovresti chiamarli i plum cake di Alice, io ti, ti do questo consiglio quando potrai metterli. E intanto, intanto, continuiamo ad aspettare che arrivino... Non vorrei chiamarli ritardatari, però sapete, molte volte le notifiche sia di YouTube sia di Twitch sono abbastanza altalenanti. Eh? Però tutto bene. Intanto fatemi controllare. Allora, qua il, il libro è a posto. Allora, Jasmine dice, sei anche su YouTube stasera. Immagino che manchi un punto interrogativo. Comunque, sì, sì, questa sera sarà su entrambe le piattaforme. Non vi preoccupate, potrete, potrete vederlo sia da Twitch sia da YouTube. Comunque, ora mi sto organizzando. La eh. settimana prossima dovremo avere già un programma un po' più definito. Un programma nel senso che sicuramente nelle serate di martedì. Guarderemo assieme solo sul sito Viola il In Watch Party con Amazon Prime, guarderemo eh, Vanilla Sky, un film con Penelope Cruz e Tom Cruise, stupendo, forse uno dei miei film preferiti e lo guarderemo insieme se la connessione lo permetterà il martedì alle 9:30. Venerdì sera ancora non ho deciso esattamente l'orario, faremo una live di just chatting, quindi se mancate la live non si può fare perché è proprio una live in cui io chiacchiero con voi, leggo i vostri commenti, rispondo alle vostre domande, sarò io a farvi domande e poi ad aspettare che voi scriviate le risposte. Quindi sarà una bella serata di chiacchiere. E poi sabato prossimo, ahimè, ci vedremo con quello che sarà l'ultimo capitolo della saga Twilight, della saga cinematografica. Sono già triste per questo. E ovviamente, però, seguitemi anche su Instagram perché molto spesso sono anche ospite da Elis e quindi tutte le sue idee, le cose che vorrà proporre in cui sarò eh, anch'io coinvolto, le vi informerò direttamente su Instagram o sul gruppo Telegram e sul, sul gruppo Facebook. Ma la sera io non ci posso essere beh come disse Dante a Virgilio cazzi tuoi no dai scherzo a parte che non è vero martedì ci puoi essere forse venerdì sera sei impegnata che fai qualcosa anche te eh, magari venerdì sera no però sabato prossimo non puoi mancare dai è l'ultima è l'ultima pun puntata del del watch together della saga di Twilight non puoi mancare se no mi costringerai a trovare qualcun altro hmm, lo so lo so farò leva sulla tua gelosia Elis detto questo detto questo aspettatevi qualche sorpresina eh, per, um, per Pasqua o per Pasquetta cioè, giusto per stare in tema con il con il canale qualche sorpresina mi è venuta un'idea che era in realtà molto, molto stupida eh, però non so perché mi sembra divertente la vorrei realizzare comunque non vi preoccupate sarà una cosa che riguarderà il sito il sito rosso e sul sito rosso avete dei piccoli 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 video molto strani. Io spero che vi possano piacere. Se no, fatevi due risate. Ecco tutto lì. Ma io sono insostituibile. Questo lo dici tu. tranquilla ragazzi. Sto solo cercando di far venire un pochino il pepe al culo a Alice. Non volevo dire culo. Ho perso la, moneti la monetizzazione. Ehi, ma io non ho una monetizzazione, quindi posso dire culo quanto mi piace. Culo, 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 culo. Madonna mia, mi sto strozzando fuori di dire culo. Sarebbe molto epica una morte in live perché uno si strozza perché dice la parola culo. Comunque, comunque, dai, ancora. Un minuto e mezzo. Arriviamo a dieci minuti di pre-live e poi iniziamo con la lettura del capitolo 18. Un altro capitolo ultra ultra lungo che verrà diviso anche questo in due, in due parti. Oggi leggeremo la prima parte del capitolo 18. Alice, ah la maturità. Sì, sono molto maturo. Hai capito? Io sono più maturo di te. L'hai capito? L'hai capito? Intanto Silvia Targer, ciao, ciao Silvia, come stai? Tutto bene? Jasmine Caldonazzo, io è da stamattina che sto riguardando dall'inizio la serie. La serie del, dei Watch Together, cioè ti stai facendo praticamente una sorta di quasi maratona che, che cosa fighissima. Ecco, l'ultimo messaggio che ha scritto Alice non verrà, non verrà letto e molto probabilmente verrà bannata. Questa sera sarò a guardare il film tutto solo, ragazze, quindi fatemi compagnia a voi, sia sul sito viola che sul sito rosso. Allora, fammi vedere. 30 secondi, 30 secondi e iniziamo la lettura. Intanto io faccio la mia... bevo, così mi preparo l'acqua, la benzina che mi aiuta a fare le audioletture in una maniera un pochino più più lunga del previsto, altrimenti sennò no, ogni tanto dovrei fare molte molto più pause se non bevessi. Intanto, cos'è successo l'ultima volta? Nel capitolo 17 c'è stata eh, la rivelazione di Edward che mostra esattamente com'è eh, la, la sua pelle alla luce del sole. Era molto preoccupato per la reazione di Bella, eh, c'è stato anche quello che possiamo definire il loro primo bacio e c'è stato lui che ha dovuto lottare tanto con quelli che erano i suoi istinti, il suo istinto comunque vampiresco. È stato davvero, lo scorso capitolo, un capitolo molto provante, molto intenso, pieno di emozioni, di sbalzi d'umore di Edward. Devo ammettere che la lettura non è stata per niente facile, però comunque è stato un capitolo molto 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 bello. E io che volevo farmi gli odango per, per te stasera. Va bene, dai, per ora sei parzialmente perdonata, Alice. Ok, io direi che è il momento di iniziare a leggere. Allora, come sapete, durante la lettura non eh, riuscirò a leggere la chat, eh, perché mi, mi è molto difficile, però ogni tanto con la coda dell'occhio, se vedo muoversi la chat, eh, magari tento di dare un'occhiata, ecco. Comunque, ci, del, ci sarà una pausa sicuramente, non leggerò tutte queste pagine eh, in una volta sola. Allora. Come al solito. Midnight Sun di Stephanie Meyer Capitolo 18 Ragione e istinto Insistere perché guidassi io era stata un'ottima idea. C'erano tante di quelle cose che non avremmo potuto fare se lei avesse dovuto concentrare i suoi sensi umani sulla strada, tenerci la mano, scambiarci gli sguardi. Irradiare gioia in generale, ma più di tutto la sensazione di essere colmo al punto da scoppiare di pura luce non si era affatto attenuata. Sapevo quanto fosse travolgente per me, ma non ero sicuro di quanto questo avrebbe potuto compromettere un sistema umano. Molto più sicuro lasciare che a badare alla strada fosse il mio sistema non umano. Le nuvole si spostavano mentre il sole tramontava. Ogni tanto una lancia di luce rossastra mi colpiva il viso. Chissà quale terrore avrei provato fino al giorno prima a essere esposto in questa maniera. Adesso avevo voglia di ridere, mi sentivo colmo di risate, come se la luce dentro di me avesse bisogno di quella via di fuga. Curioso, accesi la sua autoradio e fui sorpreso nello scoprire che non era sintonizzata su nulla in particolare, bensì statica. Considerato il volume dell'apparecchio, ne dedussi che lei non perdeva tempo con la musica da viaggio. Girai la manopola fino a quando non trovai una stazione semiascoltabile. Davano una canzone di Johnny Hayes e sorrisi. Pleading my love, niente di più appropriato. Cominciai a cantare, sentendomi un po' sdolcinato, ma ero contento di avere la possibilità di dire quelle parole per lei. Sempre e per sempre, amerò solo te. Lei non staccava gli occhi dal mio viso, sorridendomi con un'espressione che adesso potevo con certezza definire stupore. Ti piace la musica dei 50? mi chiese quando finì la canzone. La musica degli anni 50 era buona, di gran lunga meglio che nei 60 o nei 70, roba da brividi per quanto ci fossero delle eccellenti eccezioni. Gli artisti che mandavano allora nelle poche stazioni radio non erano tra i miei preferiti. La musica disco non mi aveva mai fatto impazzire. Gli anni ottanta erano sopportabili. Strinse le labbra per un momento, e rigidendo lo sguardo come se qualcosa la preoccupasse. Poi mi chiese con calma: Conoscerò mai la tua vera età? Ah, aveva paura di rovinarmi l'umore. Le sorrisi tranquillo. Importa qualcosa? Sembrava sollevata dalla mia risposta leggera. No, ma me lo chiedo spesso. Sai, non c'è niente di meglio che un bel mistero irrisolto per trascorrere una notte insonne? Fu il mio turno di preoccuparmi. Chissà se rimaresti sconvolta. Non era rimasta disgustata dalla mia disumanità, ma avrebbe avuto una reazione diversa nel conoscere gli anni di differenza tra noi. Sotto diversi aspetti, io avevo ancora 17 anni. Lei mi vedeva in quel modo. Che cosa si era immaginata? Millenni dietro di me, castelli gotici. Gli accenti della Transilvania? Beh, nulla di tutto questo era impossibile. Carlisle conosceva tipi così. Mettimi alla prova, mi disse a mo' di sfida. La guardai negli occhi, frugando nelle loro profondità in cerca di risposte. Sospirai. Non avrei dovuto avere un po' di coraggio dopo gli eventi che ci erano capitati. Ma eccomi qui, ancora timoroso di terrorizzarla. Ovviamente non c'era altra scelta che essere del tutto sincero. Sono nato a Chicago nel 1901, a Misi, rivolsi lo sguardo alla strada per non farla sentire osservata mentre faceva i suoi calcoli mentali, ma non potei evitare di lanciare uno sguardo con la coda dell'occhio. Rimase artificiosamente composta e capì che stava controllando le sue reazioni. Non voleva apparire terrorizzata più di quanto io non volessi spaventare lei. Quanto più ci conoscevamo, tanto più sembravamo rispecchiare l'uno i sentimenti dell'altra. Armonia. Carlyle mi trovò in un ospedale nell'estate del 1918. Avevo 17 anni e stavo morendo di spagnola. A queste parole il suo autocontrollo vacillò ed ebbe un sussulto sconcertato con gli occhi sgranati. Ho oh qualche ricordo vago, continuai per assicurarla. È stato tantissimo tempo fa e la memoria umana tende a svanire. Non sembrava del tutto rassicurata, ma Anui non disse nulla. In attesa che continuassi il mio racconto. Mi ero appena ripromesso di essere completamente sincero, ma mi resi conto che in quel momento che dovevo mettere dei limiti, c'erano cose che lei doveva sapere, ma anche dettagli che non sarebbe stato saggio comunicare. Forse Alice aveva ragione. Forse Bella si stava provando qualcosa di simile a quello che provavo io. Avrebbe voluto a tutti i costi prolungare quel sentimento. Stare con me, come mi aveva detto nel prato. Sapevo che non sarebbe stato semplice per me negare a Bella qualsiasi cosa avesse voluto. Scelsi le parole con cura. Però ricordo bene quello che provai quando Carlisle mi salvò. Non è una cosa facile. È impossibile da dimenticare. E i tuoi genitori? mi chiese timidamente e io mi rilassai, felice che avesse scelto di non fissarsi sull'ultima parte. Erano già stati uccisi dal morbo, ero rimasto solo, non c'era altro da aggiungere. Questa parte della mia vicenda sembrava più una storia che mi era stata narrata che non dei ricordi veri e propri. Perciò Carlyle scelse me. Nel caos dell'epidemia nessuno si sarebbe accorto della mia scomparsa. Come ha fatto a salvarti? Giusto per evitare le domande difficili, riflettei su ciò che era meglio tacerle. La mia risposta danzò ai confini della sua domanda. Fu difficile. Pochi di noi. Possiedono l'autocontrollo necessario a un atto del genere. Ma Carlyle è sempre stato il più umano, il più compassionevole di noi tutti. Non credo abbia eguali nella storia. Ripensai a mio padre per un momento e mi domandai se quelle mie parole gli rendessero giustizia. Poi continuai dicendole qualcosa che secondo me. Lei avrebbe potuto sapere senza che le causasse problemi. Quanto a me, fu qualcosa di semplicemente doloroso, molto doloroso. Mentre gli altri ricordi potenzialmente dolorosi, la parità di mia madre in particolare, erano confusi e sbiaditi, il ricordo di questo dolore. Era straordinariamente vivido, mi irrigidì leggermente. Se mai fosse venuto un momento in cui Bella me l'avesse chiesto di nuovo, con la piena consapevolezza di cosa significasse stare con me, questo ricordo mi avrebbe aiutato certamente a dire di no. Rifiutavo l'idea che lei dovesse affrontare questo dolore. Lei registrò la mia risposta con le labbra increspate e gli occhi socchiusi, in un'espressione meditabonda. Volevo conoscere la sua reazione, ma sapevo che se avessi chiesto avrei dovuto affrontare altre domande affilate. Continuai il mio racconto nella speranza di distrarla. Fu la solitudine a spingerlo. Dietro scelte del genere c'è sempre un motivo simile fu il primo a entrare nella famiglia di Carlisle anche se poco dopo trovò Esme era caduta da uno scoglio la portarono direttamente all'obitorio dell'ospedale benché chissà come il suo cuore battesse ancora perciò bisogna essere in punto di morte per diventare non l'avevo distratta abbastanza cercava ancora di comprendere il meccanismo mi affrettai a reindirizzare la conversazione no, è una scelta di Carlyle lo fa solo con chi non ha più speranze con chi non ha altre possibilità inoltre, secondo lui quando il sangue è debole è più facile riportai lo sguardo sulla strada questa cosa non avrei dovuto aggiungerla mi chiesi se non mi stessi avvicinando alle risposte che lei cercava, perché una parte di me voleva che lei sapesse. Voleva che lei trovasse un modo per stare con me. Avrei fatto meglio a tenere a freno la lingua, a tenere imbrigliata la parte egoista di me. E Rosalie ed Emmett? Le sorrisi. Probabilmente aveva capito che ero evasivo. Eppure era disposta a lasciar perdere. Per farmi sentire a mio agio. Rosalie fu la terza a unirsi alla nostra famiglia. Carlisle sperava che sarebbe diventata per me ciò che Esme era per lui. Ha sempre avuto un'attenzione particolare per me e a chi avessi accanto. Ma questo lo capii soltanto molto tempo dopo. Ricordai il mio disgusto quando alla fine rinunciò. All'inizio l'arrivo di Rosalie. Non era stato molto gradito a dire il vero. La vita era diventata molto più complicata per tutti noi da quando era arrivata lei, e sapere che Carlyle aveva immaginato una relazione ancora più intima tra me e lei era stato orribile. L'esatta entità della mia avversione sarebbe stata scortese da comunicare. Una cosa non da gentiluomini. Ma non è stata mai più che una sorella. Questa probabilmente era la frase più gentile con cui chiudere quel capitolo della storia. Fu lei due anni dopo a trovare Emmett. Era a caccia. All'epoca vivevamo sugli Appalachi. E lo vide in balia di un orso, mezzo sbranato. Lo portò a Carlisle a centinaia di chilometri di distanza perché temeva di non essere capace di fare ciò che voleva fare da sola. All'epoca, vivevamo fuori da Knoxville. Non era un posto ideale per noi dal punto di vista climatico. Dovevamo rimanere in casa la maggior parte del tempo. Non era una sistemazione a lungo termine comunque. Carlyle stava conducendo degli studi di patologia alla facoltà di medicina dell'Università del Tennessee. Qualche settimana, qualche mese. Non era una situazione particolarmente gravosa. Avevamo accesso a numerose biblioteche e la vita notturna di New Orleans non era troppo lontana, non per creature così veloci come noi. Tuttavia Rosalie, che aveva già superato la fase iniziale della nuova vita ma che ancora si sentiva a suo agio in una prossimità troppo stretta con gli umani, rifiutava di divertirsi. Al contrario, teneva il muso e si lamentava, trovando da ridire su ogni suggerimento per divertirsi o migliorarsi. A essere sinceri, forse, non si lamentava poi tanto ad alta voce. Esme non era così irritata quanto lo ero io. Rosa li preferiva cacciare da sola e, benché in teoria avrei dovuto vegliare su di lei, era un sollievo per entrambi che non facessi troppe obiezioni. Lei sapeva... Come stare attenta. Tutti noi avevamo imparato bene a trattenere i nostri sensi fino a quando fossimo stati in aree popolate. E anche se io ero restio a riconoscere una qualsivoglia virtù a questa sgradita intrusa, dovevo pure ammettere che era dotata di un autocontrollo straordinario, soprattutto per testardaggine e, secondo me, per il desiderio di superarmi. Così quando i passi di Rosalie, risuonando più veloci e pesanti del solito, ruppero la calma antelucana di quella estate a Knoxville, il suo odore familiare, preceduto dal forte aroma di sangue umano, e i suoi pensieri divenuti selvaggi e incoerenti, la mia prima congettura non fu che avesse commesso un errore. Durante il primo anno della seconda vita di Rosalie, prima ancora che partisse per le sue varie missioni di vendetta, i suoi pensieri l'avevano svelata chiaramente e completamente. Sapevo cosa stava architettando e aveva informato Carlyle. La prima volta lui le parlò gentilmente, esortandola a lasciare andare la sua vita passata nella convinzione che se l'avesse fatto avrebbe dimenticato e allora il suo dolore si sarebbe attenuato. La vendetta non poteva riportare indietro tutto ciò che aveva perso, ma dal momento che i consigli di Carlyle si scontrarono con l'implacabilità della sua rabbia, le suggerì il modo migliore per essere discreta nelle sue incursioni. Nessuno di noi se la sentiva di sostenere che non meritasse vendetta, ed entrambi non potevamo fare a meno di credere che il mondo sarebbe stato un posto migliore senza gli stupratori e gli assassini che avevano posto fine alla sua vita. Pensavo che li avesse presi tutti. I suoi pensieri si erano placati da tempo, non più ossessionati dal desiderio di rompere, lacerare, sfigurare e mutilare, ma non appena l'odore del sangue travolse la casa come uno tsunami, pensai immediatamente che avesse scovato un altro complice della sua morte. Sebbene in generale non avessi una grande opinione di lei, avevo molta fiducia nelle sue capacità di non fare del male. Tutte le mie aspettative si ribaltarono quando la sentii urlare in preda al panico, chiedendo l'aiuto di Carlyle. Poi, al di sotto dello stredio acuto della sua angoscia, colsi il suono di un battito cardiaco debolissimo. Corsi fuori dalla mia stanza e la trovai nel salotto Prima ancora che avesse finito di urlare, Carlyle era già lì, Rosalie, i capelli insolitamente disordinati. Il suo vestito preferito talmente intriso di sangue. Con l'occhio lordo della gonna era macchiato di un rosso intenso. Portava tra le braccia un uomo gigantesco. Era semicosciente, con gli occhi che vagavano per la stanza fuori sincrono. La pelle era lacerata in più punti da squarci uniformemente distanziati e alcune ossa sottostanti erano evidentemente rotte. Salvalo! disse Rosalie a Carlyle, gridando: Ti prego! Ti prego, ti prego, ti prego! Implorava i suoi pensieri. Vedevo quanto le costavano quelle parole. Quando inspirò per ricambiare l'aria che aveva usato. Indietreggiò di fronte alla potenza del sangue fresco, così vicino alla sua bocca. Teneva l'uomo lontano da sé, distogliendo il viso. Carlyle comprese che la sua angoscia. Rapidamente tolse l'uomo dalle sue braccia e lo adagiò con delicatezza sul tappeto. L'uomo era troppo debole, persino per gemere. Rimasi lì a guardare sconcertato da quella strana scena, trattenendo automaticamente il respiro. Avrei dovuto già lasciare la casa. Riuscivo a sentire i pensieri di Esme, che rapidamente si allontanavano. Non appena avevo colto l'odore del sangue, era riuscita a fuggire, nonostante fosse confusa quanto me. È troppo tardi, constatò Carlyle esaminando l'uomo. Odiava deludere Rosalie. Sebbene fosse evidentemente infelice in quella seconda vita che le aveva dato, raramente gli chiedeva qualcosa. Di certo, mai con tutta quella pena. Deve essere un familiare, pensò Carlyle. Come posso sopportare di ferirla di nuovo? L'uomo... Non era molto più grande di me, ora che l'osservavo bene in viso. Chiuse gli occhi, il respiro debole, incispicò. «Che cosa aspetti?» urlò Rosalie. «Sta morendo, sta morendo!» «Rosalie, io...» Carlyle tese le mani insanguinate con un gesto di impotenza. In quel momento, un'immagine affiorò nella mente di lei e io capii esattamente che cosa stesse chiedendo. Non vuole che tu lo guarisca, tradussi rapidamente. Vuole che lo salvi. Gli occhi di Rosalie balnearono su di me e uno sguardo di intensa gratitudine alterò i suoi lineamenti in modo che non avevo mai visto. Per un istante mi ricordai di quanto fosse bella. Non dovevamo aspettare molto prima che Carlisle. prendesse la sua decisione. Oh, pensò Carlyle, mi ravvidi di quanto avrebbe fatto per Rosalie, quanto sentiva di doverle. Non ci fu quasi bisogno di riflettere, si stava già inginocchiando sulla figura martoriata mentre ci mandava via. Non è sicuro per voi rimanere qui, disse mentre inclinava il viso sulla gola dell'uomo. Afferrai il braccio insanguinato di Rosalie e corsi verso la porta. Lei non fece resistenza. Scappammo entrambi senza fermarci finché non raggiungemmo il vicino fiume Tennessee e non ci immergemmo nelle sue acque. Li sdraiati nel fango freddo sulla sponda del fiume mentre Rosalie faceva colare via il sangue dal vestito e dalla pelle avemmo la nostra prima vera conversazione. Lei non parlava spesso, si limitò a mostrarmi nella sua mente dove aveva trovato l'uomo, un perfetto estraneo che era sul punto di morire e di come qualcosa nel suo volto le avesse fatto apparire intollerabile quel futuro. Non sapeva spiegare perché, non aveva parole per esprimere come, come fosse riuscita a completare quel viaggio straziante senza ucciderlo lei stessa. La vidi correre per chilometri più veloce di quanto avesse mai fatto, soffrendo incredibilmente per non soddisfare la sua sete durante il tragitto. Mentre riviveva tutto questo, la sua mente era indifesa e vulnerabile. Anche lei cercava di capire ed era confusa quasi quanto me. Non ci tenevo ad avere un altro membro nella famiglia, non mi ero mai particolarmente preoccupato di cosa volesse o di cosa avesse bisogno Rosalie, ma all'improvviso, scorgendo tutto questo nei suoi occhi, non potei fare a meno di sperare nella sua felicità. Per la prima volta eravamo dalla stessa parte, per un po' non potevamo tornare ma Rosalie era ansiosa di sapere che cosa stesse accadendo. La rassicurai dicendole che Carlyle avrebbe, sarebbe venuto a cercarci se non ci fosse riuscito, quindi per il momento non potevamo fare altro che aspettare finché non fosse stato sicuro. Quelle ore ci cambiarono entrambi. Quando alla fine Carlyle venne a richiamarci, tornammo da fratello e sorella. La pausa in cui ricordai di come ero arrivato ad amare mia sorella non fu molto lunga. Bella aspettava ancora il resto della storia. Ripensai al punto in cui mi ero interrotto. Rosalie, grondante di sangue, che teneva il suo viso quanto più lontano possibile da Emmet. La sua postura in quell'immagine mi fece affiorare un ricordo più recente io che lottavo con me stesso per portare bella stordita in infermeria un'associazione di idee interessante adesso comincio a immaginare quanto fu difficile quel viaggio conclusi le nostre dita erano intrecciate sollevai le nostre mani e con il dorso della mia le accrezzai la guancia L'ultimo lampo di luce rossastra nel cielo si trasformò in un viola intenso. Eppure ci riuscì, disse Bella dopo un breve silenzio, desideroso, desiderosa che continuassi la storia. Sì, qualcosa nel viso di Emmett le diede la forza necessaria. Incredibile che avesse avuto ragione. sorprendentemente come si completassero alla perfezione, come due metà di un intero. Destino o astronomica buona sorte, non avevo mai saputo decidermi. Stanno insieme da quel giorno, di tanto in tanto, vivono isolati dal nostro gruppo, come una coppia di sposi. E beh, quanto apprezzavo quei periodi. Volevo bene a Emmett e Rosalie, presi separatamente, ma loro due insieme, ascoltati solo dalla mia ineludibile mente, erano un calvario estenuante. Ma più giovani fingiamo di essere, più a lungo riusciamo a stabilirci nello stesso luogo. Forks sarebbe perfetta, perciò ci siamo iscritti tutti alla scuola superiore. Risi, credo che tra qualche anno dovremmo presenziare al loro matrimonio l'ennesimo. Rosa li amava sposarsi. La possibilità di farlo più e più volte era forse l'aspetto che preferiva dell'immortalità. Alice e Jasper. Alice e Jasper sono due creature molto rare. Hanno entrambi sviluppato una coscienza. Come la chiameranno noi, senza influenze esterne. Jasper faceva parte di un'altra. Famiglia. Evitai di usare la parola più appropriata, trattenendo un brivido mentre ripensavo alle sue origini. Molto diversa dalla nostra. Cadde in depressione. Se ne distaccò e iniziò a vagare solitario. Fu scoperto da Alice. Come me, lei possiede alcune qualità fuori dalla norma anche per la nostra razza questo sorprese bella tanto da inclinare la sua facciata imperturbabile davvero hai detto però di essere l'unico capace di leggere nel pensiero è così lei è capace di altro lei può vedere vede la possibilità e gli eventi del futuro prossimo, cose che adesso non sarebbero mai accadute, il peggio era passato. Eppure, ancora mi impensieriva quanto fosse offuscata la nuova visione, l'unica con cui potessi convivere. L'altra, alice e bella, entrambe bianche e fredde, era stata molto più nitida. Ma non importava. Non poteva. Avevo soggiogato un futuro impossibile e avrei trionfato anche su questo. Ma è molto soggettivo, continuai, percependo il tono più duro nella mia voce. Il futuro non è inciso nella pietra. Tutto cambia. Lanciai un'occhiata alla sua pelle color crema e albicocca, quasi per assicurarmi che fosse come doveva essere. E poi guardai altrove. Quando lei catturò il mio sguardo, non potevo mai essere sicuro di quanto leggesse nei miei occhi. Che genere di cose vede? Bella voleva sapere. Le diedi le risposte sicure, le profezie comprovate. Vede Jasper e sapeva che la stava cercando ancora prima che lui. Se ne rendesse conto, la loro unione era stata magica. Ogni volta che Jasper ci pensava, l'intera famiglia scivolava in una contentezza trasognata, tanto potenti erano le emozioni che condivideva. Vide Carlisle e la nostra famiglia e ci raggiunse assieme a Jasper. Mi ero perso le prime presentazioni quando Alice e Jasper. Si erano presentate a un Carlyle estremamente cauto e a un Esme spaventata e a una Rosalie ostile. Era stato l'aspetto guerriero di Jasper a renderli tanto apprensivi, ma Alice sapeva esattamente cosa dire per alleviare la loro ansia. Ovviamente sapeva esattamente cosa dire. Aveva immaginato ogni possibile versione di quell'incontro epocale. E poi Aveva scelto la migliore. Non era stato un caso che Emmett e io fossimo via. Aveva preferito la scena più tranquilla, senza i principali difensori della famiglia nei paraggi. Quando Emmett e io tornammo, solo pochi giorni dopo, stentammo a credere a quanto avessero messo radici in quel breve lasso di tempo. Eravamo entrambi sconcertati, ed Emmet era pronto a combattere nell'istante stesso in cui mise gli occhi su Jasper, ma Alice corse subito a cingermi con le sue braccia prima che potesse essere pronunciata una parola. Io non ero spaventato da quello che sarebbe potuto sfociare in un attacco, i suoi pensieri erano così fiduciosi verso di me, così pieni d'amore per me, che pensai di avere la prima perdita di memoria della mia seconda vita perché questa minuta immortale mi conosceva alla perfezione, più di chiunque altro della mia famiglia attuale e di quella di prima. Chi era? Oh, Edward, finalmente, mio fratello, finalmente siamo insieme. Poi, con le sue braccia strette attorno alla mia vita, e le mie che si andavano ad appoggiare timidamente attorno alle sue spalle, lei passò mentalmente in rassegna la sua vita, dal primo ricordo fino a quel preciso istante, e poi in avanti con alcuni momenti salienti dei nostri successivi quattro anni insieme. Fu molto strano realizzare in quell'istante che io conoscevo lei. Questa è Alice, Emmet, gli disse, ancora abbracciando la mia nuova sorella. Emmet passò da un... Atteggiamento aggressivo a uno di totale confusione. Fa parte della nostra famiglia. E questo è Jasper. Lo amerai. C'erano talmente tanti aneddoti su Alice, tanti miracoli e fenomeni, paradossi ed enigmi, che avrei potuto trascorrere il resto della settimana a raccontare a Bella la versione completa. Invece la misi a parte. Soltanto dei dettagli più semplici, meccanici. È la più sensibile alla presenza di non umani, per esempio, percepisce l'arrivo di altri gruppi della nostra specie e capisce se rappresentano un pericolo o no. Anche lei si era diventata uno dei guardiani della famiglia. Sono in tanti quelli come voi? chiese Bella, apparentemente... Un po' scossa all'idea. No, siamo in pochi, la rassicurai. E per giunta è difficile che viviamo a lungo nello stesso luogo. Solo quelli come noi, che hanno rinunciato a cacciare gli umani, le lanciai un'occhiata e le strinsi la mano, riescono a convivere con voi. L'unica famiglia simile alla nostra che conosciamo è in Alaska. Per un certo periodo abbiamo vissuto assieme a loro, ma eravamo in troppi, davamo nell'occhio. Anche Tania, la matriarca di quel clan, era inflessibile sulla questione delle aggressioni. Quelli di noi che vivono diversamente tendono a stabilire un legame tra loro. E gli altri? Eravamo arrivati a casa sua, era vuota. Nessuna luce alle finestre, parcheggiai al solito, al solito posto e spensi il motore. Quella quiete improvvisa dava un senso di intimità lì nel buio. Chiedo scusa, ma ho bisogno di un attimo di bere. Intanto, leggo, Bebidona, eccomi, sono arrivata tardi. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Sono tornata indietro, vi sto ascoltando con un paio di minuti di ritardo. Ok, quindi quando tu leggerai, quando tu ascolterai questa parte in cui ho letto il tuo pensiero, praticamente io sarò già nel futuro, cioè starò già facendo altro. Una cosa molto, molto interessante. È un viaggio nel futuro, figata atomica. Ok, ora fatemi giusto controllare una cosa, molto bene. <ride> Intanto, Jasmine mi dice che ha rivisto Batman Begins ieri ed è più bello della prima volta. Ma anche secondo me è un buon film, eh? ma poi comunque. Sai cosa, se voi quando faremo la serata just chatting parleremo anche di Batman, parleremo di tutti gli argomenti che volete. Vi ricordo che settimana prossima, al venerdì sera, faremo una serata di just chatting. Solo io che leggo i vostri commenti e chiacchieriamo per tutto il tempo che vorrete. Ma adesso direi che è ora di continuare. Per lo più sono nomadi. Di tanto in tanto lo siamo stati anche noi. Come tutte le cose, a un certo punto annoia. Ma a volte incrociamo qualche nostro simile, dato che la maggior parte di noi predilige il nord. E perché? Ridacchiai e la spinsi delicatamente con il gomito. Avevi gli occhi aperti questo pomeriggio. Pensi che potrei passeggiare indisturbato nel sole pomeridiano senza causare incidenti stradali? Ci siamo stabiliti nella penisola di Olimpia, perché è uno dei posti meno assolati del mondo. È bello poter uscire di giorno. Non puoi credere quanto diventi pesante vivere di notte per 80 anni e più. È da lì che nascono le leggende? Probabilmente. In realtà c'era un'origine ben precisa per quelle leggende, ma era un argomento in cui non volevo entrare. I Volturi erano molto lontani e molto assorbiti dalla loro missione di polizia del mondo dei vampiri. Non avrebbero mai incrociato la vita di Bella oltre la leggenda che avevano inventato per proteggere la privacy degli immortali. Anche Alice veniva da un'altra famiglia come Jasper? No. E questo è un mistero anche per noi. Elis non ricorda niente della sua vita da umana. Avevo visto quel primo ricordo. La luce chiara del mattino, una leggera foschia sospesa nell'aria, circondata dall'erba aggrovigliata. Grandi querce facevano ombra sul punto nel quale si era svegliata. Aveva guardato la sua pelle pallida, scintillante al sole. E non aveva saputo chi o cosa fosse. Poi l'aveva colta la prima visione: il volto di un uomo fiero ma irregolare, sfregiato ma bello, profondi occhi rossi e una criniera di capelli dorati. A quel viso si era accompagnata una profonda certezza di appartenenza. Lei. Lo aveva visto pronunciare un nome. Alice. Il suo nome, capì lei. Erano state le visioni a dirle chi era o a plasmarla, facendola diventare quella che era. Era l'unico aiuto che aveva avuto. Non sa chi l'abbia creata, spiegai a Bella. Si è svegliata ed era sola. Chiunque l'abbia ridato vita è sparito. E nessuno di noi riesce a capire come e perché. Se non fosse stata provvista di quel senso in più, se non avesse visto Jasper e Carlisle e capito che sarebbe diventata una di noi, probabilmente si sarebbe trasformata in una selvaggia fatta e finita. Bella rifletteva in silenzio. Ero sicuro come fosse difficile per lei capire. Anche nella mia famiglia c'era voluto un po' per adattarsi. Mi chiedevo quale sarebbe stata la prossima domanda. Poi il suo stomaco brontolò e mi resi conto che eravamo stati insieme tutto il giorno e che lei non aveva mangiato niente per tutto quel tempo. Dovevo prestare più attenzione ai bisogni umani. Scusami, ti ho trattenuta. Immagino che tu debba cenare. No, non c'è problema, davvero, rispose troppo velocemente. Non ho mai passato molto tempo in compagnia di qualcuno che si nutre di cibo, mi scusai, me ne stavo dimenticando. Una cosa, una scusa piuttosto debole. La sua espressione era completamente aperta quando... Mi rispose vulnerabile, voglio restare qui con te. Ancora una volta, la parola restare sembrava avere un peso molto maggiore di quello che solitamente aveva. Posso entrare? Le chiesi gentilmente. Sbatté le palpebre due, due volte, evidentemente turbata all'idea. Ti andrebbe? Sì, se non è un problema. Mi chiesi se pensasse che dovevo ricevere un invito esplicito per poter entrare. Quel pensiero mi fece sorridere. Poi aggrottai le sopracciglia mentre provai un rigurgito di colpa. Dovevo essere sincero con lei ancora, ma come affrontare una missione così vergognosa? Ci pensai su mentre scendevo ad aprirle la portiera. Molto umano, direi. Sento che certe cose stanno tornando a galla. Camminammo accanto a velocità umana nello spiazzo buio e silenzioso, come se fosse una cosa normale. Mentre procedavamo, lei mi lanciava delle rapide occhiate, sorridendo tra sé Allungai la mano e presi la chiave di casa dal suo nascondiglio. Quindi aprì la porta al posto suo, si fermò sulla soglia. Guardando in fondo al corridoio buio. Era aperta. No, ho preso la chiave da sotto lo Zerbino. Rimasi rimisi, a posto la chiave in questione mentre lei si spostava per accendere la luce della veranda. Quando si voltò, la luce gialla proiettava delle ombre nette sul suo viso mentre mi osservava con le sopracciglia sollevate. Capivo come si sforzava di essere severa, ma gli angoli della bocca erano increspati, come se stesse lottando per non sorridere. Ero curioso di te, confessai. Mi hai spiata? In teoria era una faccenda seria, ma dal tono della sua voce sembrava che stesse sul punto di ridere. Avrei dovuto confessare tutto in quel momento, ma stetti al suo tono scherzoso. Che altro c'è da fare di notte? Fu la scelta sbagliata, una scelta codarda. Lei percepì soltanto lo scherzo, non capì che si trattava di una missione. Ancora una volta era strano constatare che pur con tutti i possibili incubi ormai fugati ci fosse ancora tanto di cui aver paura. Naturalmente non era colpa mia della mia pessima condotta. Scrollò la testa lievemente, poi mi fece segno di entrare. La precedetti all'ingresso, accendendo le luci per evitare che inciampasse il buio. Presi una sedia dal tavolo della cucina e mi guardai attorno, esaminando gli angoli che erano invisibili all'esterno. La cucina era ordinata e accogliente. Risplendeva grazie alla sgargiante intonaco giallo. In qualche modo riusciva a cattivante nel suo tentativo fallito di imitare il sole. Tutto era pervaso dall'odore di Bella, il che avrebbe dovuto essere doloroso, ma io ne godevo per qualche strana ragione, Masmo masochismo puro e semplice. Mi fissava con un'espressione impossibile da decifrare. Un po' di confusione immaginai e un po' di meraviglia, come se non fosse sicura che io fossi reale. Le sorrisi e le indicai il frigorifero. Si girò di scatto in quella direzione sorridendomi di rimando. Sperrai che avesse del cibo pronto da mangiare. Forse avrei dovuto portarle la cena, ma non sembrava una buona idea esporci una folla di strane. La nostra comprensione reciproca era anche troppo particolare. Troppo grezza. Qualsiasi ostacolo che ci avesse costretto al silenzio sarebbe stato insopportabile. La volevo tutta per me. Le ci volle un minuto per trovare una soluzione accettabile. Tagliò un quadrato di lasagna e la riscaldò al microonde. Distinguevo l'odore di origano, cipolle, aglio e pomodoro. Cibo italiano. Lei continuava a fissare il piatto mentre girava nel forno. Forse avrei potuto imparare a cucinare, non apprezzare i sapori come un essere umano sarebbe stato certamente un problema, ma in quel processo sembrava esserci un bel po' di calcolo matematico ed ero sicuro che avrei potuto imparare a riconoscere gli odori giusti. Perché ad un tratto ebbi la certezza che quella sarebbe stata la prima delle nostre seratine tranquille. E non un evento straordinario. Avremmo vissuto così per anni, lei e io, insieme, godendo semplicemente della reciproca compagnia. Tante ore sentì espandersi e crescere la luce dentro di me. E ancora una volta percepì che avrei potuto esplodere. Quante volte? chiese senza guardarmi. I miei pensieri erano talmente assorti in questa formidabile immagine del futuro che lì per lì non udii cosa mi stava dicendo. Come? Lei non si voltò. Quante volte sei venuto qui? Ah, ecco. Era il momento di avere coraggio, il momento di essere sincero indipendentemente dalle conseguenze anche se dopo la giornata trascorsa con lei mi sentivo piuttosto sicuro che alla fine mi avrebbe perdonato almeno lo speravo vengo a trovarti quasi tutte le notti si voltò di scatto stupita perché sincerità sei interessante quando dormi parli nel sonno no anzi mo con il sangue che le risaliva alle guance e oltre, colorandole anche la fronte, la stanza divenne appena più calda, mentre il suo rossore riscaldava l'aria attorno a lei. Si appoggiò al piano cottura alle sue spalle, con una presa talmente forte che le nocche diventarono bianche. L'unica emozione che leggevo sul suo viso era lo shock, ma ero sicuro che presto ne sarebbero arrivate altre. Sei tanto arrabbiata con me? Dipende, sbottò senza fiato. Dipende. Mi chiesi cosa potesse mitigare il mio delitto, che cosa lo avrebbe reso più o meno orribile. Ero disgustato all'idea che stesse sospettando, che stesse sospendendo il giudizio fino a quando non avesse saputo con esattezza quanto scorretti erano stati i miei appostamenti. Pensava forse che fossi depravato come un guardone qualsiasi, che la sbirciassi nell'ombra, nella speranza che si mostrasse tutta. Se il mio stomaco avesse potuto rivoltarsi, lo avrebbe fatto. Mi avrebbe creduto, se avessi cercato di spiegarle il mio tormento nello stare separato da lei. Qualcuno avrebbe creduto a quali catastrofi immaginavo, figurandomi che lei potesse non essere al sicuro. Erano tutte cose inverosimili. Eppure, se adesso fossi stato separato da lei, sapevo che quei pericoli impossibili sarebbero tornati a tormentarmi. Trascorsero dei lunghi secondi. Il microonde squillò per annunciare che il suo lavoro era compiuto. Ma Bella ancora non parlava. Da... dissi io, d'un tratto. Da quello che hai sentito, strillò lei. Provai un lampo di sollievo sapendo che lei non mi riteneva capace di una ben più meschina forma di sorveglianza. La sua unica preoccupazione era l'imbarazzo per quello che avevo potuto sentirle dire. Beh, su quello... Potevo confortarla. Non aveva nulla di cui vergognarsi, lei. Mi precipitai a prendere le mani. Una parte di me era contenta che me la cavassi così facilmente. Non esserne così sconvolta, la supplicai. Lei abbassò lo sguardo. Mi chinai in modo che i nostri volti fossero allo stesso livello e aspettai finché non incontrò i miei occhi. Ti manca tua madre. Sei. Preoccupata per lei e, e il rumore della pioggia, mormorai, ti nervosisce. All'inizio parlavi molto più di casa tua, ora lo fai più raramente. Una volta hai detto, è troppo verde, e resi piano, nella speranza di strapparle un sorriso. Di sicuro capiva che non c'era bisogno di sentirsi... Che non c'era bisogno di sentirsi mortificata. E che altro? domandò sollevando un sopracciglio. Il modo in cui si distolse il viso, abbassando gli occhi e poi riportandoli su, mi fece intuire di cosa si preoccupava. Hai pronunciato il mio nome. Ammisi. inspirò, ispirò e poi fece un lungo sospiro. Tante volte? Quanto sarebbero precisamente tante. Rivolse lo sguardo a terra. Oh no, tesi le braccia e le avvolsi gentilmente intorno alle sue spalle. Si poggiò sul mio petto, ancora nascondendo il viso. Pensava che provassi qualcos'altro, se non felicità, nell'odire il mio nome sulle sue labbra. Era uno dei miei suoni preferiti, assieme al suono del suo respiro al suono del suo cuore e sussurrai la mia risposta all'orecchio. Non prendertela con te stessa. Se fossi capace di sognare, sognerei te e non me ne vergogno. Quanto avevo desiderato di poterla sognare, quanto avevo sofferto per questo e ora la realtà era migliore dei sogni. Non volevo perdermene nemmeno un secondo per nessuna forma di incoscienza. Il suo corpo si rilassò. Un suono felice quasi un mormorio o le fusa di un gatto uscì da lei. Era possibile. Non avrei subito nessuna punizione per il mio comportamento oltraggioso. Sembrava più una ricompensa. Sapevo di essere debitore di una penitenza più profonda. Mi resi conto di un altro suono oltre al suo cuore che batteva tra le mie braccia. Una macchina si stava avvicinando e i pensieri dell'autista erano molto tranquilli, stanco dopo una giornata piena, impaziente di trovare la promessa di cibo e ristoro offerta dalle luci calde delle finestre. Ma non potevo sapere con certezza se fosse ciò a cui stava effettivamente pensando, non volevo muovermi da lì. Premetti la guancia sui capelli di Bella e aspettai fino a quando anche lei non udì l'auto del padre. Si irrigidì. È il caso che tuo padre non sappia che sono qui? Non saprei, esitò lei. Le sfirai lievemente i capelli con un bacio. Poi lasciai andare con un sospiro. La prossima volta, allora. Filai via dalla stanza e volai su per le scale, nell'oscurità del minuscolo vano tra le camera da letto. C'ero già stata una volta a cercare una coperta per Bella. Edward! chiamò lei dalla cucina in un sussurro soffocato. Lanciai una risatina, quel tanto che bastava per farle sapere che ero vicino. Suo padre si avvicinò alla porta. Sfregò gli stivali due volte sul tappetino inserì la chiave nella toppa e poi grugnì quando la maniglia girò con la chiave già sbloccata. Bella chiamò mentre apriva la porta. I suoi pensieri registrarono l'odore del cibo nel microonde e il suo stomaco brontolò. Mi resi conto che anche Bella non aveva ancora mangiato. Immaginai che fosse una cosa positiva che il padre ci avessi interrotti di questo passo l'avrei fatta morire di fame ma una piccola parte di me era solo un po' malinconica quando le avevo chiesto se voleva che suo padre sapesse che ero qui che eravamo insieme avevo sperato che la sua risposta fosse diversa certo aveva tante cose da valutare prima di presentarmi a lui o forse non avrebbe voluto mai fargli sapere che uno come me si era innamorato di lei ed era giusto, più che giusto. E poi sarebbe stato sconveniente conoscere ufficialmente suo padre così come ero vestito in quel momento o svestito. Immaginai di dover essere grato a quella sua reticenza. Sono qua, diede voce bella. Udì il suo lieve grugnito di riconoscimento mentre chiudeva la porta, e poi il rumore dei suoi stivali che avanzavano verso la cucina. «Me ne dai un po', chiese Charlie, sono a pezzi!» Decifravo facilmente i rumori di Bella che si muoveva in cucina mentre Charlie si sistemava, pur non potendo individuare una serie coerente di pensieri. Udivo masticare. «Bella!» stava finalmente mangiando qualcosa. Il frigorifero che ci si apriva e si chiudeva, il ronzio del microonde, un liquido troppo denso per essere acqua. Immaginai fosse latte versato nei bicchieri, un piatto posato delicatamente sul tavolo di legno, gambe della sedia che graffiavano il pavimento mentre Bella si sedeva. Grazie, disse Charlie. Poi entrambi masticarono per un lungo momento. Bella... Ruppe quel silenzio socievole. Come è andata oggi? gli chiese. Le parole uscirono distratte, come se la sua mente fosse altrove. Sorrisi. Bene, pesci a frotte. E tu? Hai fatto tutto quello che dovevi? Non proprio. Con questa bella giornata non avevo voglia di chiudermi in casa. La sua risposta casuale non era rilassata quanto quella di lui. Non le veniva naturale nascondere le cose al padre? Sì. È stata una bella giornata, concordò Charlie, apparentemente ignaro del tono della voce di lei. Una sedia si spostò di nuovo. Di fretta? chiese Charlie. Bella deglutì rumorosamente. Sì, sono stanca. Vado a letto presto. I suoi passi si spostarono verso il lavello e l'acqua cominciò a scorrere. Sembri piuttosto su di giri, commentò Charlie. Non così distratto come avevo pensato. Queste cose non mi sarebbero sfuggite se i suoi pensieri non fossero stati così difficili da decifrare. Cercai di dare loro un senso. Gli occhi di Bella che brillavano nella stanza, le sue guance che si accendevano all'improvviso. Queste erano le uniche cose di cui sembrava consapevole. Poi un improvviso caos di immagini. Nebulose o senza contesto, una Chevrolet in giallo senape del 1971, la palestra della scuola superiore di Fürks decorata con una carta crespa, un'altalena sotto a un portico, e una ragazza con mollette verdi tra i capelli chiari, due sgabelli in vinile rosso, alla sbarra cromata di una povera tavola calda. Una ragazza con lunghi riccioli scuri che camminava sulla spiaggia sotto la luna. Davvero? domandò Bella con studiata innocenza. L'acqua scorreva nel lavello e sentivo il rumore delle setole sui piatti. Charlie stava ancora pensando alla luna. È sabato, annunciò così a caso. Bella sembrava non sapere cosa rispondere. Nemmeno io sapevo dove volesse andare a parare. Alla fine continuò. Non hai programmi per stasera? Adesso mi parve di capire le immagini nella sua testa. Il sabato sera della sua giovinezza, forse? No, papà. Voglio soltanto andare a dormire un po'. Sembrava tutto fuorché stanca. Charlie tirò su col naso. Non hai trovato il tuo tipo in questa città, eh? Era preoccupato che lei non avesse normali esperienze da adolescente che si stesse perdendo qualcosa. Per un secondo provai una fitta di dubbio. Dovevo preoccuparmi per questo. Ero io che glielo stavo impedendo. Ma poi fui pervaso dal senso di sicurezza e di giustezza che avevo provato sul prato. Noi ci appartenevamo. No, non ho notato ancora nessun ragazzo interessante. Il tono di Bella era leggermente condiscendente Pensavo che Mike Newton me ne avevi parlato questo non me lo aspettavo una rasoiata di rabbia mi trafisse il petto no non era rabbia gelosia forse non avevo mai disprezzato tanto qualcuno quanto quell'inutile insignificante ragazzo Papà, è soltanto un amico. Non avrei saputo dire se Charlie fosse irritato o sollevato dalla sua risposta. Forse un misto delle due cose. Beh, tu sei di un altro livello. Aspetta l'università prima di iniziare la ricerca. Mi sembra una buona idea, concordò subito Bella. Girò l'angolo e cominciò a salire le scale. I suoi passi erano lenti. Forse per enfatizzare il fatto che era stanca e io avevo un sacco di tempo per raggiungere Camera Sua prima di lei. Giusto nel caso in cui Charlie l'avesse seguita, non credo che a lei avrebbe fatto piacere se lui mi avesse trovato lì, mezzo, mezzo vestito, intento a origliare. Notte, cara! lo disse Charlie mentre lei andava via. Ci vediamo domani mattina, papà. E rispose lei con una voce che voleva suonare stanca ma senza successo. Non mi sembrò giusto sedermi sulla sedia a dondolo come al solito, invisibile nell'angolo buio. Era stato un buon nascondiglio quando non volevo che lei sapesse che ero lì, quando agivo con l'inganno. Mi stesi sul suo letto, il posto più ovvio nella stanza, dove non ci poteva essere il sospetto che cercasse di nascondere la mia presenza. Sapevo che lì il suo profumo mi avrebbe travolto. L'odore del detersivo era abbastanza fresco da suggerire che aveva lavato le lenzuola di recente, ma non tanto da coprire la sua fragranza. Per quanto travolgente, era anche dolorosamente piacevole essere circondato in modo così acuto dalla prova tangibile della sua esistenza. Molto bene, molto bene. Io direi che per oggi possiamo fermarci qui. Direi che abbiamo raggiunto più della metà del capitolo e quindi molto probabilmente lunedì o martedì continueremo con la seconda parte. Del capitolo 18. Intanto Jasmine dice: Bravo a fare le voci dei personaggi di questo libro. Oddio, grazie. Eh? In realtà le improvviso un po' volta per volta, però grazie, mi fa molto, mi fa molto piacere sentirtelo dire. A questo punto io vi ricordo per l'ennesima volta di iscrivervi al canale telegram e al gruppo facebook perché lì potete sempre essere sicuri di sapere quali saranno le novità del giorno quando deciderò le cose potete in realtà anche iscrivervi al mettermi cercarmi su instagram basta, vi basta scrivere before pasquetta e mi trovate e anche lì tramite le stories eh tendo sempre a tenervi informati di tutto quello che faccio. Vi ricordo che questa sera, insieme ad Ellis, guarderò Breaking Down parte 1, sia sul sito viola che sul sito rosso. Ovviamente non metteremo il film a schermo, ma ci sarà un timer grazie al quale voi potrete essere pari alla nostra visione, anche nel caso che dovesse, dovreste arrivare in ritardo. La saga di Twilight la potete trovare su Netflix, altrimenti potrete noleggiare i film su Amazon Prime o anche YouTube, altrimenti se avete già la vostra copia fisica o digitale, oppure se la cercate in altri lidi, non sarò io a, a farvi a farvi la cosa, come si dice, a farvi la predica, quindi fate quello che volete. Io non ce l'ho ti scrivo nella chat del video. In che senso? Non hai è, non è Telegram, Facebook o Instagram? Nessuno dei tre. Eh, vabbè, allora. Più o meno, ricordi, alle nove e mezza saremo qua in, in live. Ecco. Anche perché purtroppo ancora non ho abbastanza iscritti su YouTube per poter avere una sezione community, dove potrei fare anche lì praticamente una sorta di recap degli appuntamenti della settimana però ancora ci vuole qualche iscritto in più quindi io vi ringrazio vi ricordo per l'ennesima volta che il sito viola che voi trovate l'indirizzo il primo nella descrizione è molto importante perché già la settimana prossima faremo delle cose che è possibile fare solamente lì quindi mi raccomando, createvi questo maledetto profilo. Non so perché molti sono spaventati da Twitch, però è veramente un, un sito molto utile, anche perché vi dà la possibilità di ascoltare questi, queste audioletture anche in modalità solo audio. Cioè, io una cosa che non sopporto a volte del, del YouTube quando è su smartphone è il fatto di, dover, di essere costretto a guardare il video senza poter fare nient'altro. Invece con Twitch non è così. Con Twitch se volete potete ascoltare me mentre scrivete messaggi, mentre giocate a un gioco sul cellulare, mentre fate praticamente qualsiasi cosa. Però, però, comunque voglio, voglio davvero ringraziarvi perché mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Mi fa sempre piacere essere, essere qui con voi. Eh, spero che, sta, che questa sera ci siate per guardare Breaking Down, perché è uno dei miei film preferiti della saga Mi, e sarò davvero davvero felice di poterlo commentare e guardare assieme a voi. Detto questo, grazie per essere stati e state qui. Noi ci vediamo questa sera alle 21.30. Grazie mille. Sì, 21.30 Jasmine, alle 9.30 ci vediamo. Grazie mille a tutti quanti e a tutte quante. Ci vediamo stasera. Un bacio. A dopo. Ciao ciao.